questioni. Intanto partiamo da una prima questione che è l'emergenza. Perché noi quando parliamo di Tevere e di litorale, noi stiamo in una vera e propria emergenza. Un'emergenza continua, che si ripete nelle varie stagioni continuamente. Penso, e vi faccio un esempio, noi abbiamo messo, dopo un accordo fatto con i pescatori di altura, con le baranze, ha fatto un accordo per evitare che quando con le reti a strascico si pesca, però si pesca di tutto, attenzione, non si pesca soltanto il pesce, dentro a queste reti ci vanno quintali di rifiuti e in particolare di plastica. Facciamo l'accordo con 9 di queste, adesso speriamo, diciamo, possiamo estenderlo a tutte quante le altre 20. Poi il pomeriggio si aspettano in banchina e si raccolgono e mettiamo dentro lo scarrabile tonnellate di rifiuti. Tonnellate di rifiuti fatti non solo di plastica, pezzi di motori, motorini, biciclette, frigoriferi, eccetera, eccetera. Ora, da dove vengono? Vengono ovviamente dal Tevere. Vengono dal Tevere portate, ma magari anche non da Roma, attenzione, perché magari anche magari vengono da Tivoli anche, perché poi dopo prendono l'Aniene e via Tevere arrivano direttamente da noi. Noi siamo sotto questo aspetto, diciamo, addirittura molto più colpiti, perché la corrente di fondo che noi abbiamo su questo pezzo di mare è una corrente che da sud va verso nord e quindi abbiamo diciamo questa spinta naturale verso i tratti di mare nostri. Noi abbiamo 23 km di costa come Comune di Fiumicino, quindi una costa abbastanza lunga, fatta di tante cose. Il 50% della costa nostra è spiaggia libera, attenzione, quindi soltanto il 50% abbiamo stabilimenti, tutto il resto è libera, la vogliamo lasciare libera. Nel PUA, credo che sia il primo PUA approvato, il piano di utilizzo degli arenili dopo la nuova delibera regionale, è sicuramente il primo PUA. Noi abbiamo tolto una vecchia proposta dell'amministrazione passata per fare altri 7 stabilimenti, l'abbiamo cancellati dal PUA, abbiamo messo i varchi ogni 300 metri, abbiamo innovato, diciamo, tutta una serie di interventi e poi mantenuto fermo diciamo, l'oltre 50% di spiaggia, proprio perché arriviamo fino alla Dispoli, arriviamo fino a San Nicola per essere precisi, con pezzi di spiaggia abbastanza importanti anche sotto l'aspetto, diciamo, ambientale, naturalistico. Molti di questi sono dentro la riserva naturale, la riserva naturale arriva proprio sulla battigia in alcuni pezzi, penso a Maccarese, penso a Passoscuro, penso, diciamo, nei luoghi diciamo a nord del nostro comune. Il problema vero è che se non c'è un'azione congiunta, tutti quanti insieme, tutte le istituzioni, per pulire il fiume e per mantenerlo ordinato e pulito, noi abbiamo un impatto che è un impatto disastroso. Non solo la microplastica, ma la maxiplastica, cioè abbiamo di tutto su questo pezzo di mare. E intanto c'è un primo problema. Questo problema come lo si affronta? Guardate, a mio parere ci sono troppi enti che se ne occupano. Cioè esattamente il contrario di quello che magari qualcuno pensa, qualcuno ritiene di dover sovrapporre ad altri, eccetera. Ci sono troppi enti, non abbiamo mai la certezza di un atto. Quello che veniva qui raccontato sulla questione, per esempio, dell'attracco, di un semplice attracco. Guardate, noi abbiamo fatto la guerra, abbiamo fatto niente, abbiamo fatto solo un attracco in questo caso, per definito un percorso archeobot,
cioè un battello che arriva, si ferma e ha la possibilità di attraccare in prossimità delle aree archeologiche, lì ce ne sono diverse. Ora, per fare quello, insomma, 3 anni per poterlo fare, 3 anni. Ma guardate, non è che è il privato che ha chiesto la concessione, in questo caso l'ha chiesto il comune, perché l'intervento è comunale. 3 anni per poterlo fare, ancora non è finito, perché poi dopo si è posto il problema naturalmente della disabilità e quindi l'attracco deve essere conforme alla normativa, che non riusciamo ancora a uscirne dalla procedura, perché per una serie infinita, diciamo, di pareri, perché uno la pensa in un modo, la sovrintendenza la pensa in un altro, quell'altro la pensa in un altro, l'altro ufficio regionale la pensa in un altro ancora, eccetera eccetera, poi arriva, interviene l'autorità di bacino, l'altro del bacino la pensa in un modo completamente diverso. Ora guardate, se non c'è una responsabilità precisa, cioè definire un punto nel quale quello è responsabile, quel soggetto ha la responsabilità e paga per la responsabilità che naturalmente esercita, a questo punto io penso che noi possiamo fare tantissime cose, tantissime bellissime idee, tantissimi progetti, però poi da lì non sfioreremo. Perché? Perché andremo avanti per anni su una semplice questione senza raggiungere il risultato. Una fatica enorme per fare diciamo tante cose. Però adesso non è che voglio giustificare, per carità, poi delle cose anche le facciamo, non è che non le facciamo, le facciamo, come quello per esempio di intanto bloccare tutte le concessioni da parte nostra, e ve l'ho raccontato prima, con questo strumento della programmazione. Poi quando parliamo, diciamo, di apertura della spiaggia eccetera, poi mi trovo come ci siamo trovati 15 giorni fa, una sentenza del TAR contro una mia ordinanza che dicevo: guardate che gli animali, per esempio i cani in questo caso da compagnia, possono entrare in qualsiasi spiaggia, compresi gli stabilimenti balneari, naturalmente messi in sicurezza, figuriamoci, con la bussaruola e se sono cani di un certo tipo, e il guinzaglio, ovviamente muniti di paletta e di materiale, di buste per raccogliere quello che bisogna naturalmente raccogliere. Bene, anche su quello poi dopo ti becchi una sentenza del TAR dove ti dice: guarda, no, non lo puoi fare, perché nel mentre una spiaggia libera la tua ordinanza va bene, dentro gli stabilimenti balneari non va bene, perché è lo stabilimento balneare che decide se farlo entrare o non entrare. Poi hai questo tipo di giudizio, attenzione, non è solo politica la decisione. Poi noi abbiamo strutture, sovrastrutture e anche decisioni che stanno su tavoli diversi e che naturalmente devi fare i conti tutti i giorni, compreso questo esempio che vi ho detto, che riguarda, diciamo, una sentenza del TAR proprio di 15 giorni fa nei confronti di una mia ordinanza che diceva: apriamo a tutti la possibilità di accedere. Ora, ecco perché è molto complicata, molto variegata, addirittura ci si mette il governo a fare un'ulteriore confusione, perché la norma di quest'anno, dell'anno scorso, del 2018, che dice: adesso avrete la proroga, cioè e definisce un'ulteriore proroga fino al 2035 sulle scadenze balneari, è chiaro che ti trovi ancora una volta, diciamo, noi stavamo ragionando sulla scadenza prossima, che era quella del 2020, perché la scadenza posta da noi nel governo, diciamo, nostro, il governo Renzi in quel caso, era il 2020, ne eravamo arrivati, stavamo pensando, diciamo, di strutturare il meccanismo delle concessioni, immediatamente ti arriva una proroga di quella natura e ti riporta. Sì, però adesso tu hai un provvedimento di legge. Allora cosa è successo? Adesso sta succedendo un'altra cosa, gli stabilimenti balneari. Noi abbiamo 24 km di costa, ve l'ho detto, abbiamo 113, nonostante avere oltre il 50% libero, tuttavia sono tanti, perché sono, diciamo, il mare è lungo, la costa è lunga,
quindi 113 stabilimenti. Adesso le associazioni degli stabilimenti balneari hanno chiesto, formalizzando al sottoscritto, adesso noi vogliamo la proroga fino al 2035. Io ho detto no, io non vi do la proroga fino al 2035, io sono il subdelegato, perché io sono il subdelegato della regione. Il comune dobbiamo sapere che i comuni non hanno la delega, il potere definitivo sulla concessione balneare, perché è un delegato direttamente a esercitare il parere dalla regione. Adesso ho detto no, io francamente il governo la pensa in questo modo perché ha fatto il provvedimento, però la regione, che ha la responsabilità diretta della gestione, interrogo la regione, e la regione naturalmente con un provvedimento che è univoco, non può essere a Fiumicino si fa la deroga e dall'altra parte la impedisci e dall'altra parte ancora fai un altro atto. La regione faccia un provvedimento, diciamo, generale, per dire io fino a quando non ho questo è chiaro che non procedo. Ma io immagino questa risposta andrà al TAR per l'impugnativa, ma sono certo che andrà al TAR per l'impugnativa, e quindi ricominciamo, diciamo, la musica, ricominciamo da capo. Cioè l'Italia è un po' fatta così, e quindi tanti enti che se ne occupano, nessuno è responsabile, tante cose, diciamo, che abbiamo di fronte. Ora è chiaro che noi dobbiamo un po' semplificarci la vita, guardate, qui se non ci semplifichiamo un po' le norme, individuiamo le responsabilità, facciamo un'azione concreta, incisiva, diciamo, per arrivare a dei risultati, diventa il governo quotidiano, soprattutto di chi è più esposto, cioè che siamo noi, i sindaci sono i più esposti, sono lì tutti i giorni, diciamo, ti chiedono delle cose, e ovviamente diventa abbastanza complicato arrivare a un risultato. Tuttavia noi dobbiamo avere, a ragione di Astacuzza, un progetto generale. Cioè quando parliamo del mare di Ostia, del mare di Roma, ma il mare di Roma è fatto di 40 chilometri. Perché il mare di Roma è anche quello dove stiamo noi, dove è anche quello di Fiumicino. Noi eravamo Roma fino a 25, a 26 anni fa. Non è che c'è l'impatto, diciamo, sul sistema è un impatto, e deve essere una visione unitaria dell'intero territorio. Se non ci impadroniamo di questa idea complessiva, e quindi fare un progetto, un'azione che sia un'azione più generale, complessiva, poi diventa un problema, diciamo, governare un territorio di quella portata, perché poi solo pensando al traffico, solo pensando al ponte della Scafa, ma adesso che il ponte della Scafa, diciamo, avete visto, è inutile che vi ripeto su questa cosa, io ne parlo continuamente, però adesso che tra un po', quando l'ANAS prende e chiuderà per due mesi il ponte della Scafa per fare la ristrutturazione del vecchio ponte, non sto parlando del nuovo ponte, ecco, è una tragedia immane, sarà una tragedia immane, perché poi dopo quell'aeroporto che ha quell'impatto che ha, però c'ha anche 40.000 persone, e che molte di migliaia di persone, cioè quasi circa 10.000 persone, viene dal decimo municipio, viene dall'altra parte, quindi c'è un tema complessivo, ecco perché la visione territoriale, una visione più larga, perché in termini infrastrutturali, in termini di azioni ambientali, in termini di difesa del suolo, in termini di difesa dalle possibili alluvioni e così via, noi francamente non possiamo distinguere i due territori, il territorio è un territorio omogeneo, la natura l'ha reso omogeneo, questo è il nostro territorio, il territorio, diciamo, di Roma, che è un tutt'uno tra Ostia e Fiumicino, tra quel pezzo di, diciamo, di mare che è la foce naturale del Tevere, e stiamo parlando di questo, e Roma, così come l'hanno sempre affrontato i romani, non è che ci mettiamo adesso, sono 3.000 anni che succede questa cosa, un po' meno, ma insomma, diciamo, oltre 2.000 anni sicuramente che succede questa cosa. Quindi dobbiamo impadronirci di questo. Dobbiamo vedere che tipo di proposta complessiva noi facciamo. Ma quando qui veniva ricordato
le azioni che stiamo facendo proprio in questi mesi, in queste settimane scorse, di togliere le vecchie imbarcazioni che sono affondate lungo la colena, in mezzo a fiume molte di queste, e ne abbiamo levate 5 per adesso, 5. Adesso ne affronteremo altre 5 subito ai primi di settembre, però dobbiamo sapere che ce ne sono in tutto lì, ma anche imbarcazioni di 30 metri, di 25 metri, ma sono in tutto 22 imbarcazioni che sono affondate in mezzo al fango lungo il percorso, lungo il fiume Aragrande, ma in particolare lungo la fossa Traianea, il canale, quello di Fiumicino, dove stanno lì da 25 anni, da 30 anni, da 18 anni, da 16 anni, e nessuno se ne era mai occupato. Adesso piano piano le stiamo levando. Levare quella significa spendere 30.000 euro, 40.000 euro l'una, 50.000 euro l'una, a secondo del tipo di materiale che è, perché il legno è una cosa, la vetroresina è un'altra, poi c'è il tema dello smaltimento, c'è il problema dello smaltimento e così via. Pensate quante azioni dobbiamo fare, certo, poi quando parliamo del mare di Roma e parliamo di un mare che è inaccessibile, questo è insopportabile, è chiaro, è insopportabile. Cioè, quando io vado a discutere con i miei sul territorio mio e gli dico: guardate che adesso il PUA prevede i varchi, non inventatevi che il varco è un metro tra uno stabilimento e un altro, perché scordatevelo, perché non è che ci devo andare a piedi, io ci devo andare con un mezzo di soccorso là dentro, e quindi è ben diverso. E quindi ogni 300 metri ci sarà questo varco, alcuni l'hanno aperti, altri non l'apriranno, ma subito dopo la stagione, se non l'aprono loro, l'apriremo noi. Però dobbiamo sapere che quel varco poi deve rimanere aperto sempre, cioè anche d'inverno. Cioè, voi d'inverno non potete incartarvi il vostro stabilimento con una muraglia e poi la sabbia fa alla fine gli dà il colpo finale, alta qualche volta anche di 2 metri, 1,80 m contro il codice della navigazione, perché massimo prevede 150 massimo la parte esterna, quindi la parte a mare, quindi stai anche fuori norma, perché me la porti molte volte a 2 metri, perché poi lì si accumula la sabbia e quindi attraverso quell'accumulo di sabbia magari hanno il pericolo di entrare dentro, eccetera eccetera. Ora è chiaro che queste azioni vanno fatte, e vanno fatte con grande forza, con grande determinazione. Su quello certo, se le amministrazioni non si coordinano un po' e magari non c'è un'azione complessiva da parte di tutti, diventa difficile, e magari ti trovi in quella una sentenza da una parte, un'altra sentenza fatta in un'altra, e poi ricominci da capo, e quindi le azioni si perdono per strada. Ecco perché grazie Atos, perché di queste discussioni noi dobbiamo continuare a fare, ma soprattutto dobbiamo su ognuno di questi punti individuare un'azione, non un'azione unica, ma su ognuna di queste, perché su ognuna di queste hanno delle particolarità, delle specificità che naturalmente ci chiamano a dare una risposta. Grazie a tutti quanti. Grazie Agostino. Una domanda? Sì. Bene, grazie. Riguardo appunto del rinnovo delle concessioni, la legge europea mi risulta che è self-executing, cioè lei ha la facoltà di applicarla direttamente, no, aspettare, è successo già in altri comuni d'Italia, è successo, cioè anche questo governo ha detto che le responsabilità e le competenze sono dei sindaci del posto, quindi questo mi risulta, quindi grazie. No, perché qui c'è una norma nazionale, e la proroga fino
essere fino al 2020, che loro la proroga del 2020 l'hanno prorogata ulteriormente fino al 2035. Ora io vi dico la verità, io faccio così da me, io in questo momento ho 4 concessioni in revoca di grandi stabilimenti, perché una per abuso edilizio e 2 e 3 per mancato pagamento dei canoni demaniali, perché nonostante che i canoni demaniali siano bassi, poi però poi ci sono anche quelli che non pagano, non hanno pagato, uno dei motivi infiniti, perché ce l'ho, perché non vogliono pagare, eccetera. Ora loro adesso stanno in fase di revoca, quindi io ho vinto già al TAR alcuni di questi, adesso sto al Consiglio di Stato perché mi hanno portato al Consiglio di Stato con la richiesta di sospensione del provvedimento, eccetera eccetera. Loro sanno benissimo, come ho fatto con lo stabilimento del Bow Beach, era scaduto, io sono andato in gara per poterlo riassegnare, per essere chiari, ho fatto la gara pubblica, e quindi è evidente che man mano che entro in possesso di quella struttura non vado ad assegnazioni così. Faccio una gara pubblica con dei paletti ben precisi, con degli obiettivi ben precisi, e poi l'offerta migliore per il pubblico naturalmente se la giudica. Però nel momento che tu hai un provvedimento nazionale da parte del Parlamento che ti dà la proroga, tu in questo caso sei abbastanza, adesso sei bloccato in questo modo, non c'è comune della costa che fa, può fare un provvedimento dove dice adesso si è aperta un'interpretazione. L'interpretazione, già ci sono alcune sentenze, ci sono alcuni movimenti, eccetera eccetera, si apre un'interpretazione se la proroga così com'è, così come è stata definita, diciamo, dal Parlamento, da questa maggioranza, sia fattibile o meno. Ma siccome stiamo ancora con la vecchia proroga, perché scade nel 2020, noi vediamo cosa succede da qui al 2020, per poi capire cosa faremo per i prossimi 15 anni. Cioè, perché poi non è escluso che si vada alla Corte Costituzionale, non è escluso, diciamo, che ci siano impugnative sulla base della sentenza della Corte di Giustizia Europea. Adesso ancora siamo in questa fase ancora un po' preliminare su questo tema. Grazie.